Vuoi commentarmi questa tua prima vera esperienza cinematografica? Come è stato lavorare con Federico Moccia? Beh, è un'esperienza veramente fantastica, è diciamo, una possibilità che mi hanno dato e che spero di non diciamo, buttare, gettare via, ma spero di sfruttare, come dicevo appunto prima, come esperienza personale, di crescita a livello psicologico, ma anche in una futura carriera, chi lo sa. Come hai trovato qualche difficoltà? Come ti sei trovata sul set proprio, essendo la tua prima volta? Come ti sei preparata per il personaggio? Guarda, il mondo del cinema è un mondo, sì, finto, di finzione, è anche un mondo abbastanza falso, però io mi sono accorta che se si è sempre se stessi, indipendentemente dal mondo che mi circonda, è meglio, nel senso è meglio essere chiari, limpidi, onesti, piuttosto che fingere, anche se si tratta del mondo del cinema, dove normalmente tutti, cioè, si basa su quello, no? Sulla finzione. Che progetti hai per il futuro? Speri di continuare su questa strada, quantomeno quella è la tua intenzione, o hai altri programmi? Io ho intenzione di iscrivermi all'università. E economia e management o economia e commercio e intraprendere la strada che hanno intrapreso i miei. Loro sono commercianti nel settore automobile e spero di diciamo di dare soddisfazione a loro, ma in primis a me. E poi un'ulteriore soddisfazione penso sarebbe anche portare avanti questa possibilità che mi hanno dato, no? Che non tutti hanno e quindi vorrei sfruttare. Tu hai 19 anni e interpreti una teenager, come hai fatto a rientrare nei panni di qualche anno fa? Beh, mi sono divertita, ho visto, a parte che mi sono trovata bene, ho cercato di adattarmi a quelle che sono state le esigenze, l'ideologia, no, delle ragazze che girano con me, però nonostante sia stato difficile, l'espressione dare emozioni al pubblico, a quelli che mi circondano, perché appunto non ho molta esperienza a livello cinematografico, però è stato semplice ricordare l'amore di 14 anni. Ok.